La figura dell'imperatore Traiano, il cui regno durò dal 98 al 117 d.C., è indissolubilmente legata alla città di Ancona, del cui porto l'imperatore curò il rifacimento e l'ampliamento. In suo onore venne eretto da parte del Senato e popolo romano l'arco che si erge, ancora integro e splendido nelle sue eleganti forme, all'interno dell'attuale porto. Dal porto di Ancona l'imperatore partì con le sue truppe per la conquista della Dacia, l'attuale Romania. Questo episodio è narrato con incredibile realismo in una delle scene del bassorilievo della Colonna Traiana di Roma, il cui calco è esposto presso il Museo Archeologico delle Marche. Sul rilievo si vedono i soldati in partenza sulle navi e sullo sfondo la sagoma del Tempio di Venere sull'acropoli della città. Le iscrizioni sull'arco, originariamente in bronzo dorato, celebrano l'imperatore, del quale si conserva un bel ritratto al Museo di Ascoli Piceno.